Thanks, Kyle. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend und willkommen im neuen Jahr, das hoffentlich bestmöglich begonnen hat. Signore e signori, buonasera e benvenute e benvenuti nel nuovo anno che speriamo sia iniziato nel migliore dei modi. La partita di oggi è Serie A1 femminile, prima giornata del girone di ritorno. Brixen Südtirol contro Secur Fox Ferrara. Presentiamo le squadre iniziando dalle nostre ospiti con il numero 1 Elisa Ferrari. Un cordiale benvenuto anche da parte mia dal Palasport di Bressanone in Via Laghetto, dove dopo la pausa natalizia e di fine anno riprende oggi il massimo campionato di Serie A1 femminile con l'incontro tra il Brixen Südtirol e il Secur Fox di Ferrara, quarto rispettivamente settima in classifica e valevole per la 13ª giornata di campionato. 5 punti separano attualmente le due formazioni in classifica, 10 rispettivamente 10 punti. Anche se le partite da giocare sono ancora tante, quella odierna assume certamente notevole importanza per l'accesso ai play-off scudetto, riservati come sappiamo alle prime quattro squadre classificate al termine della regular season. Le padrone di casa cercheranno di tenere a distanza le ferraresi, che a loro volta vorranno diminuire l'attuale gap di 5 punti. Entrambe sono peraltro già qualificate per la fase finale di Coppa Italia che si disputerà a febbraio. Ricordo che l'incontro di andata finì con la vittoria delle campionesse d'Italia in carica per 37-29, ma il risultato non ha rispecchiato l'intero andamento della partita, in quanto le padrone di casa hanno tenuto testa per buona parte del primo tempo, salvo vedersi poi travolte nel finale grazie anche a numerosi interventi di Monica Prünster. Oggi le due formazioni annoverano dei cambiamenti tra le loro file. Ferrara senza Sandra Redovcic, passata al Pontinia, e Brixen con la nuova straniera Anna Saranovic, arrivata appunto dal Pontinia. E il Brixen Südtirol in possesso di palla
che anche quest'oggi dovrà fare a meno della sua punta di diamante Esma Muratović. Il primo tiro di Nelly Habicher è neutralizzato da Elisa Ferrari, anch'essa giocatrice di grandi livelli per aver militato anche nelle passate stagioni nelle file del Salerno, campione d'Italia. Ecco che il Ferrara schiera il numero 9 centrale Tanic, il 24 Ongai Marocchi, attualmente in possesso di palla. Il tiro di Petrova finisce a lato e riparte il Brixen, sempre con Habicher. Di Pietro che smarca perfettamente Sara Hilber, la quale va a segno però commettendo infrazione d'aria. Gol pertanto non convalidato, e Ferrara che imposta la sua azione d'attacco con Marianna Tanic, regista. Plamen Petrova, la posizione di terzino sinistro, punta. Fallo di Giorgia Di Pietro su Marianna Tanic, con 9 metri già eseguito. Scavalcamento, palla offerta perfettamente. A segno Ferrara, 24, per Marocchi, che riesce a trafiggere la porta di Lucchin. Vantaggio momentaneo dunque iniziale delle ospiti. Brixen replica con Giorgia Di Pietro, che con uno dei suoi temibili sottomano cerca di sorprendere il portiere avversario. La palla però finisce abbondantemente sopra la traversa. Niente di fatto anche nelle susseguenti azioni di contropiede delle ferraresi. Ligia Put, anch'essa tira forse troppo avventatamente e trova pronta Lisa Ferrari a neutralizzare il suo tiro. Brave invece le ferraresi, che con l'ala sinistra numero 5 Chiara Ferrara riescono a raddoppiare. 0-2, inizio dunque promettente per le ospiti, che sorprendono in tal modo le padrone di casa. L'andamento della partita sta ripetendo quello dell'andata, ove pure il Ferrara aveva iniziato alla grande. Perfetto servizio di Giorgia Di Pietro su Giada Babbo, che con un pregevole pallonetto accorcia le distanze. Dicevamo che il Brixen deve fare ancora a meno di Esma Muratović, infortunatasi proprio nella partita clou di Salerno, alla spalla sinistra e tuttora in convalescenza. Bel servizio anche questa volta sul pivot, che però manda la palla sul palo. Sul contropiede va via Violetta Vegni, che però contrastata dal numero 9 Marianna Tanic, costringe al fallo di rigore, e sulla fatidica linea si piazza Giorgia Di Pietro, che senza troppi complimenti manda la palla alle spalle di Elisa Ferrari. Parità dunque quanto siamo giunti al quinto minuto del primo tempo.
Tanic, Petrova. Bellissimo tiro di Plamen Petrova, che riporta nuovamente in vantaggio le ospite. Sul lato opposto il tiro di Giada Babbo e preda di Elisa Ferrari, sempre in grado di disputare grossissime partite qui al Palasport di Bressanone. Giada Babbo recupera assolutamente la palla, però compie infrazione d'area ed è pertanto 9 metri a favore delle ospiti. Tanic, Petrova, Soglietti, c'è fallo di Ligia Put sul numero 92, Petrova, che riprende la sua posizione di terzino sinistro. E la Petrova serve ancora Chiara Ferrara, che con un pallonetto sorprende ancora una volta Francesca Lucchin. La difesa bressanese sinora non si è messa ancora particolarmente in evidenza. Di Pietro, Put, Habicher, Di Pietro. Però anche questa volta il sottomano di Di Pietro è preda di Elisa Ferrari, che in questo inizio di partita si esalta e consente alla sua squadra di mantenere un doppio vantaggio. Conclusioni troppo affrettate delle bianco-azzurre brissinesi, che sinora non hanno avuto la calma di impostare un'azione fino a quando trovano una soluzione adeguata. E non è finita. C'è anche Angelica Manfredini, e ennesimo azione confusa delle padrone di casa, che si vedono sotto di 3 reti, 2-5, quando già è scoccato l'ottavo minuto di gioco. Dasic dialoga con Petrova. Petrova che serve Marocchi. E questa volta la gerella di Chiara Ferrari finisce a lato. Amicher, Hilbert, Di Pietro, che serve Vegni, la quale va anche a segno. Gli arbitri ravvisano però un blocco irregolare e annullano la rete del pivot brissinese. Riprende la Secur Fox Ferrara con Tanic, Petrova. Questa volta il tiro di Tanic viene deviato da Francesca Lucchin, però gli arbitri avvisano un fallo nell'esecuzione del tiro e concedono il 9 metri già eseguito dalle ospiti. Passaggio troppo lungo. Contropiede di Brixen, che approfitta dell'errore degli avversari mandando in prima fase Sara Hilbert, che tutta sola davanti a Elisa Ferrari non ha difficoltà ad andare a segno.
Ricordo che nella partita andata fu proprio Sara Hilber a contribuire in modo determinante alla vittoria con ben 8 realizzazioni. Tira senza troppe pretese di Marianna Tanic, con palla che finisce abbondantemente a lato della porta di Luquin. Si fa sentire l'incitamento del pubblico, peraltro anche necessario vista la parziale letargia in cui ha iniziato la partita la squadra padrona di casa, Giada Babbo. Il tiro di Pietro finisce sul palo e poi nelle mani di Sara Hilber, fortunata a trovarsi appunto la palla nelle proprie mani. 4-5 dunque all'11° del primo tempo. Tanic, Petrova, sempre la Tanic, e cercano Chiara Ferrara, la quale nell'incursione in area viene fermata con una spinta da dietro da Nelly Habicher, che si prende anche 2 minuti di penalità. Il rigore tirato dal numero 77, Katia Soglietti, consente ancora al Ferrara di allungare. Ha fatto adesso ingresso in campo la nuova arrivata, Anna Saganovic, che si piazza subito sulla posizione di terzino destro. Il Brixen gioca con l'extra player, rinunciando al portiere Di Pietro. Put, palla per Vegni, che subisce fallo, ma la palla prosegue. Ligia Put, il tiro di Sanovic è parata senza soverchie difficoltà da Elisa Ferrari, che prosegue nella sua buona fase difensiva. Petrova dialoga con Ferrara, Tanic, Marocchi, e buon per il Brixen, che proprio Chiara Ferrara tutta sola davanti alla porta di Luquin manda la palla oltre la traversa. Anche in questo frangente la difesa brissinese ha manifestato delle grosse incertezze che non potrà di certo permettersi per tutta la partita. Hilber, Saranovic, Hilber, Saranovic, Di Pietro, il sottomano di Di Pietro viene parato ancora, quasi inutile dirlo, da Elisa Ferrari. Palla recuperata da Violetta Vegni, che manda in orbita Giada Babbo, che ha già eguagliato le sue reti della gara di andata al 14° del primo tempo. 5-6 dunque Bressanone, che è sempre alla ricerca di riagguantare il parziale. Finora però il Ferrara è stato oltremodo bravo ad evitarlo. Il tiro di Petro è bloccato dalla difesa brissinese, infrazione di passi. La palla deve essere rimessa in gioco da posizione arretrata per il disappunto di Giorgia Di Pietro. Non è certo il caso di agitarsi per cose del genere, meglio concentrarsi sulla propria azione di gioco. Questa volta Elijah Put a fallire il bersaglio,
va via Latanić. C'è fallo, però che non viene rilevato dagli arbitri. Sara Hilver. Bellissima azione individuale di Sara Hilver alla terza segnatura, che consente al Brixen di riacciuffare il pari dopo l'iniziale 2-2 e il successivo tentativo di fuga del Ferrara. Imposta l'azione ancora il Ferrara con le solite Tanic, Petrova e Marocchi. E per l'ennesima volta riescono a trovare il pivot, il cui tiro però viene bloccato da Lukin. Ed ecco che arriva la prima rete di Ana Saranovic, che sicuramente ne giovarà per trovare la fiducia che tutti pongono in lei. Un acquisto dovuto soprattutto per via della defezione prolungata di Esma Muratovic, però anche utile per rimpinguare un po' la panchina corta delle campionesse d'Italia, che già devono fare a meno di Sara Schatzer e di Barbara Noturfter. Ormai Francesco Lucchin ha preso le misure a Chiara Ferrara parandole il secondo tiro. E la Saranovic, sotto il tripudio del pubblico di casa, va ancora a segno, portando il parziale sull'8-6. C'è il primo time out chiesto. Colgo l'occasione per ricordarvi che le migliori marcatrici delle ospiti dopo il giorno di andata sono Katia Soglietti con 77 marcature, seguita da Petrova con 55, Tanic con 42, Marocchi con 40. Nelle file delle Brixen invece Esma Muratovic con 76, seguita da Giado Babbo con 71, Put 50, Di Pietro 48 e Veni 45. Si riprende dopo il gol segnato dal Brixen e sull'8-6 per le campionesse, con il Ferrara in possesso di palla. Il tiro di Katia Soglietti dall'ala è preda di Francesca Lukin. Put di Pietro Saranovic. Tiro, gran tiro di Ligia Put, che colpisce in pieno traversa, palla che torna in campo nelle file delle bianco-azzurre. Di Pietro, bellissimo servizio per Sara Hilber, che è la sua quarta marcatura. Ma via il Brixen, ancora con Sara Hilber, che non ha difficoltà a trafiggere Elisa Ferrari. Un buon momento certamente per le padrone di casa, che in un attimo riesce a portarsi dal 4-5 sul 10-6.
E ancora Francesca Lochin a dire di no a Plamen Petrova. Ripetuta azione pregevole parata di Lochin, via Giada Babbo, fermata fallosamente nell'esecuzione del tiro, c'è rigore ovviamente e dovrà esserci per forza anche un due minuti, infatti così è, sono due minuti per Marianna Tanic per il fallo su Giada Babbo. Scusate, dicono che ok Marocchi a prendersi due minuti. Il rigore di Giorgia Di Pietro che attende la reazione di Lisa Ferrari per poi sorprendere sul piede sbagliato. Ora è il Ferrara a dover fare a meno di una giocatrice, come ormai è consuetudine, si avvale dell'extra player, porta sguarnita dunque. Bella intercettazione di Saranovic. Esita un attimino Ligia Put. Bella azione corale del Brixen con Giada Babbo che trova tutta solo Sara Hilde, in grande giornata con 6 reti al suo attivo dopo appena 20 minuti di gioco. Comunque da sottolineare, oltre alla bella realizzazione di Sara Hilde, l'azione corale in seconda fase da parte del Brixen. Petrova, il tiro di Tanic è sotto fallo, dunque giustamente gli arbitri concedono un tiro franco. Difesa blocca e Lochin manda in contropiede Giada Babbo, il passaggio però è troppo lungo ed è preda di Elisa Ferrari. Siamo giunti ormai al 21esimo minuto del primo tempo con un nuovo passaggio sbagliato di Sara Ottani. Gli arbitri però restituiscono il pallone agli ospiti per una salita fallo. E questa volta il passaggio consente alla stessa di andare a rete. Ligia Put, Saranovic, passaggio per Giada Babbo, il cui tentativo di pallonetto non va a buon fine. C'è un ulteriore errore e Giada Babbo è brava a recuperare un pallone che sembrava fuori dalla sua portata. Terza segnatura anche per Giada e sono ormai 7 le reti di vantaggio, 6 scusate, per le padroni di casa che sembrano avere trovato il bandolo della matassa e a tenere a bada le ospiti. Si ripete Francesca Lochin, la via il Brixen con Saranovic, bloccata da due avversarie. Ora è l'allenatore Nössing a chiamare a raccolta le sue ragazze.
cittadini, per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. Di recuperare due punti nei confronti delle siciliane, che peraltro dovranno venire qui a Bressanone per la partita ritorno dopo aver vinto agevolmente 31-22 la partita di andata. Si riprende quindi sul 13-7 quando sono giocati 23 minuti del primo tempo. Ritorna in campo Nelly Habicher. Giorgia Babbo, Giada Babbo, Ligia Put, Habicher. Il tiro di Ligia Put viene deviato dalla difesa. La Ferrari cerca di lanciare il numero 14, che però viene anticipato da Martino Rabiundo, che viene anticipato dalla difesa, che devia in angolo. Palla torna dunque in possesso degli ospiti, che con Manfredini rimettono in gioco. Tanic. Andrea Eder, che sta perdendo la palla, che però finisce a Giada Babbo, che va ancora a segno. Andrea Eder ne approfitto per ricordare, capitano della squadra campione d'Italia dell'anno scorso, ha già terminato la sua attività agonistica come altre sei giocatrici della squadra bressinese, che però con l'occasione è tornata da manforte alla sua squadra, così come Monica Prünster. I grossi cambiamenti in seno alla formazione bressinese chiaramente hanno senz'altro fatto sì che le campionesse abbiano anche perso 5 punti nel corso di questa andata. Un girone di andata che però è finito nel migliore dei modi, con il pareggio in quel di Salerno e poi con la grossa prestazione in Supercoppa, in un incontro andato perso per un solo gol contro le vice campionesse del Salerno, però ricordiamo senza Esma Muratovic. Di Pietro dialoga con Habicher. Put, un tiro da fermo senza troppe pretese, che è facile preda di Elisa Ferrari. C'è un fallo di Sara Hilber. Sul pivot della squadra ospite. Su Angelica Manfredini per l'esattezza. Rigore dunque a favore del Ferrara. Andrà al tiro Katia Soglietti, che se la vedrà di fronte Monica Prünster, la quale sotto il tripudio del pubblico dimostra ancora una volta di essere veramente una delle più grandi portieri che l'Italia abbia avuto negli ultimi anni. Finalmente Ligia Put riesce a mettere dentro un suo tiro, segnando la sua prima rete.
Sarà Hilbert, ferma. L'azione di Martino Lo Biondo sull'ala sinistra. Tanic Soglietti. La palla doveva finire al pivot, è stata però intercettata fallosamente da Violetta Vegni. Monfredini cerca lo scavalcamento della sua diretta avversaria, non ci riesce. Petrova, c'è la mano del passivo alzata, cerca di andare a rete il numero 24 Marocchi, fermato fallosamente sempre sotto passivo. Il servizio di Tani sul pivot fallisce, va via il Brixen con Di Pietro, già da Babbo, che consegna una bellissima palla a Violetta Vegni, che però questa volta non trova il gol. Sul fronte opposto, stessa identica situazione per Tanic con l'intervento di Lukin. Passi fischiati a Ligia Put. Fase oltremodo confusa, questa volta nell'azione della squadra ospite. Martina Lo Biondo non riesce ad avere il controllo della palla, però fortunatamente c'è un'infrazione di piede di Sara Hilbert che consente al Ferrara di mantenere la palla e di impostare la sua azione quando siamo ormai giunti al penultimo minuto del primo tempo. Il tiro telefonato, come si suol dire, di Petrova è facile preda di Lukin, che la devia in fallo laterale. Tanic, Petrova, Tanic. Bel tiro di Tanic, parato altrettanto bravamente da Lukin. La palla finisce alle mani di Flaven Petrova. Va a segno per la seconda volta, accortando sul 15-8. Vedremo se le padrone di casa riusciranno a concretizzare questa ultima azione del primo tempo prima del suono della sirena. Bellissima rete di Sara Hilbert, che pone di questa prima fazione di gioco, fissando il parziale sul 16-8. Dunque, dopo un inizio molto contenuto e incerto delle padrone di casa, queste sono riuscite a prendere decisamente in mano le redini dell'incontro e a imporre al Ferrara un ritmo abbastanza sostenuto, al quale le ospiti appunto non hanno saputo reagire a dovere. Per il momento è tutto, a dopo.
was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat.
Ben trovati nuovamente qua da Bressanone per il secondo tempo dell'incontro di Serie A1 femminile pallamano tra il Second Fox di Ferrara e il Brixen Südtirol, che adesso giocherà da destra verso sinistra visto la nostra postazione. Tanic, doppio di Tanic, per essere trovata nell'impossibilità di passare la palla a una sua collega. Put, Habicher, Di Pietro, Babbo. Il tiro in elevazione di Giorgia Di Pietro viene bloccato dalla difesa ospite. Però anche il contropiede del Ferrara finisce nel nulla. Brixen che inizia questo secondo tempo nella sua formazione migliore, quella iniziale, per dare vita a un punteggio ancora più rassicurante, magari per consentire poi anche ad altre giocatrici di partecipare attivamente alla partita. Quelle giocatrici che solitamente hanno poche occasioni di mettersi in mostra. Hilber fermata, palla per Habicher che serve perfettamente Violetta Vegni che va al tiro, però si vede spingere la palla da Elisa Ferrari. Sul lato opposto stessa situazione, azione sfumata per Chiara Ferrari che in tuffo manda la palla fuori dallo specchio della porta. Di Pietro, Put, Ligia Put che contrariamente alle ultime partite disputate ancora nel vecchio anno quest'oggi non ha trovato ancora, diciamo, quella sicurezza che le note. Il tiro di Sara Hilba questa volta finisce sul palo. Petrova, Soglietti, Tanic, tentativo di Tanic a servire il pivot. Ok, Marocchi, tentativo che fallisce. Katia Soglietti invece dalla posizione di ala destra riesce ad andare a segno. Il tiro di Giada Babbo finisce fuori porta. Grande prudenza Teresa Ferrari. Dopo una girandola di errori su entrambe le parti, la palla finisce a Giorgia Di Pietro che mette nel sacco e alloga sul 17-9. Tanic, Petrova, e il tiro della Tanic finisce abbondantemente sopra la porta di Francesca Lucchin. Violetta Vegli permette a Elisa Ferrari di esaltarsi in modo evidente, disperata con le sue colleghe delle retrovie, re di non retrocedere in modo sollecito dopo una fallita azione d'attacco. Tanic, pur contrastata dalla difesa ospite, Mariana Tanic riesce ad segnare. Così come Giada Babbo che va via in contropiede.
fallo di Giorgia Di Pietro. Riprende il Ferraro con la solita Tanic, Marocchi, Soglietti, il cui tiro viene deviato di piede da Francesca Lucchin. Di Pietro, Babbo, Vegni, e questa volta Violetta Vegni riesce a piazzare la palla dietro le spalle di Elisa Ferrari. Palla per il numero 8, Manfredini, che si gira e cerca di tirare, anzi tira, la palla è bloccata da Francesca Lucchin, perciò gli estremi del rigore assegnato dagli arbitri alla squadra ospite. C'è nuovamente il cambio in porta tra Lucchin e Prinster. Vedremo se anche questa volta la Prunster riuscirà ad opporsi. Non para la Prunster, però la palla della Petrova finisce fuori bersaglio. Nel successivo veloce capovolgimento di fronte, il Vrixen ora fruisce di un tiro franco dai 9 metri. Hilbert Di Pietro, put! Partecipa Hilbert all'azione offensiva. Habicher, put! Che anche questa volta manda la palla oltre la traversa. Non è certamente la grande giornata di Ligia Put. Marcamento avanzato di Giada Babbo su Vlamen Petrova. C'è un fallo e un conseguente 9 metri già eseguito da Manfredini. Petrova. Tanic. Palla che finisce nelle mani di Hilbert. Giada Babbo con l'astuzia che le è propria ne approfitta subito per porre la palla nella porta vuota del Ferrara. Il fatto di giocare con l'extra player può certamente essere un vantaggio in una situazione di inferiorità numerica o anche di parità, però richiede un possesso di palla adeguato, perché diversamente succede come ora, ossia due volte di fila che Giada Babbo recupera la palla astutamente in fase difensiva e segna a porta vuota. 21-10 dunque quando siamo arrivati, non so a quando perché il tabellone è ormai. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. Le avversarie sono quelle di bassa classifica e solo in un secondo momento ci saranno poi gli scontri diretti tra le prime della classe, che assegneranno anche, diciamo, le posizioni di avanguardia come punto di partenza per i playoff scudetto. Si riprende con Petrova, che dialoga come al solito con
Marijana Tanić e Ongai Marocchi, con Manfredini nella posizione di pivot. Giro palla delle ospiti. E bel tiro di Ongai Marocchi, che pone la palla all'incrocio del palo. Questa volta la prudenza di Giada Babbo, ossia la girella, riesce sì a superare la Ferrari, ma non va a segno. Sul fronte opposto invece Angelica Manfredini accorcia sul 21-12. Torna in campo Anna Saganovic, giunta a Bressanone appena ieri e pertanto non ancora in grado di partecipare a dovere alla manovra offensiva, però si vede che è giocatrice di calibro, che ha anche un tiro abbastanza potente che andrà sicuramente a vantaggio dell'azione offensiva brissinese. Di Pietro, Babbo, ed è ancora Babbo a vedersi la palla, spinta la palla da traversa che finisce nelle mani di Violetta Vegni, che va a segno per la seconda volta in questo incontro. Soglietti, Tanić, Soglietti che serve l'ala, la quale cerca di convergere al centro, viene però ostacolata da Sara Hilber. Soglietti, palla per Marocchi, entra di forza il numero 92 Petrova. Brixen che imposta nuovamente la sua azione offensiva. Di Pietro, Vegni, Saganovic. Bellissimo servizio per Vegni, che va a segno. Palo. Si riprende il numero 8 Monferini, che però non va a segno. La sfida avvicinata tra Giada Babbo e Elisa Ferrari vede questa volta vittoriosa Elisa Ferrari, forse anche per un eccesso di sicurezza da parte della Babbo, che comunque è già andata a segno per 7 volte in questo incontro. Perde la palla il numero 92 Petrova, 9 metri. Tanić che punta la Habicher, viene poi fermata fallosamente da Hilber, 9 metri sulla posizione sinistra. Soglietti, si alza la mano degli arbitri in segno del passivo. Di Pietro blocca Marocchi. Bella finta di Tanić, che riesce a superare la sua diretta avversaria ed andare a rete. Di Pietro, Saranovic, Habicher, palla per Hilber, che non perdona
la prima rete di Sara Hilber in questo secondo tempo, l'ottava complessiva. La solita Tanic che cerca di incunearsi nella difesa brissinese, recupera la palla la Di Pietro, vedremo come questa volta finirà il duello tra Babbo e Ferrari. Vince la brissinese che segna la sua ottava rete. Tanic, Petrova, palla per l'ala sinistra, Chiara Ferrara che con un bel pallonetto va a segno, ormai è tiro al bersaglio, saltano tutti gli schemi tattici e il Brixen ne approfitta per andare sul 26-15 proprio quando il cronometro indica la metà della ripresa. Tra poco ci sarà un avvicendamento nella formazione, vedremo che si stanno già scaldando Fichi Vicoler e Marlis Rabanzer. Nel frattempo va a segno Angelica Manfredini. Babbo, Saranovic, Di Pietro, e anche la Di Pietro questa volta in elevazione alla soddisfazione del gol. Ecco uno dei due annunciati cambi, c'è Marlis Rabanzer con il numero 38 a prendere posizione, prendere in consegna il pivot avversario. Tanic, Marocchi, Ferrara e ancora Giada Babbo che dà la palla a Sara Hilber ed è rete. Ventotto a 16, il vantaggio delle padrone di casa si sta ora facendo consistente. C'è un rigore a favore del Ferrara e due minuti, una decisione decisamente impropria. Va al tiro Katia Soglietti. Ed è rete, è la rete del 28-17. Ecco ora in campo un'altra giovanissima, il numero 55, Sofia Kiesenhofer, che ha già avuto occasione nelle ultime partite di dimostrare il suo valore, andando a segno con relativa facilità. Ed ecco che la giovane Kiesenhofer va subito a segno e anzi procura un'esclusione di due minuti a carico del Marocchi, che nel vano tentativo di fermare la giovane ala brissinese deve accompagnarsi in panchina. Entrambe le squadre sono ora in inferiorità numerica.
Sara Ottani adesso nelle file delle ferraresi. Adesso le decisioni arbitrali si stanno facendo un po' problematiche. Questo rigore è un vero e proprio regalo. Servirebbe un criterio un po' uniforme nell'interpretazione dei falli. La Soglietti questa volta trafigge la Prinster con un tiro tra le gambe. Ecco che ora anche sulla posizione di PO ha preso posto Vicky Vicola, il numero 77, al posto di Violetta Vegni. Nessing chiama a raccolta i suoi per approfittare e dare loro qualche indicazione da trovare, soprattutto l'amalgama tra le giovani e le giocatrici più esperte. Si riprende con le bianco-azzurre di Lessing in possesso di palla. Saranovic, che chiaramente deve ancora ambientarsi nel gioco dei brissinesi. Adesso però, manco a dirlo, ha subito approfittato di un'occasione propizia venutosi a creare. Anche questa è una decisione arbitrale che non riusciamo a comprendere. Palla assegnata comunque al Brixen. Fallo della Otani su Vicoller, 9 metri. Saranovic, Kiesenhofer, Di Pietro, bel servizio su Kiesenhofer, che però si vede parare la palla da Elisa Ferrari, il cui tiro in contropiede non raggiunge la Martina Lobiundo. E ancora la Kiesenhofer, che adesso mostra di non avere ancora i nervi saldi per superare un portiere di indiscusso valore come la Ferrari. Tanic, tiro da Tanic, è deviato sul fondo da Francesca Lukin. Va via la Di Pietro, e bellissimo tiro di Anna Saranovic, che sta dimostrando di saper tirare anche dalla lunga distanza, proprio quello che coach Nessing aveva chiesto alla fine del girone di andata alla dirigenza della società, che appunto ha trovato sul mercato la Saranovic, che in quelli pontinia non era riuscita a mettersi nella dovuta evidenza. Lotta greco-romana tra Saranovic, e questa volta la decisione arbitrale decisamente penalizzante per la squadra ospite.
in quanto trattavasi un rigore sacrosanto. Dall'ala sinistra, Chiara Ferrara dimostra di saper trovare agevolmente la via del gol. Tiro di Saranovic, finito in fallo laterale, rimessa di Giada Babbo, tornata in campo la put di Pietro, Hilber, Saranovic, Babbo, il tiro di Giada Babbo è neutralizzato da Ferrari. Gli arbitri sono di manica larga e concedono un rigore anche su questo versante. È la di Pietro a incarsi del tiro. Eccesso di sicurezza. Giorgia Di Pietro manda la palla lontano dallo specchio della porta. Sono errori che in questo momento non è che abbiano grande influenza, però sarebbe utile mantenere la concentrazione in ogni frangente di partita. Questa volta Olga Marocchi approfitta di una disattenzione della squadra brissinese, va a rete già da Babbo, travolta da Elisa Ferrari. Mi era parso di vedere una munizione di 2 minuti per la Ferrari. Si discute anche sulla panchina tra coach Nessing e uno dei due arbitri. La sfida aperta tra Babbo e Ferrari si è espressa in questo frangente in un fallo che la Ferrari poteva sicuramente evitare. Nulla di fatto comunque, a parte il gol della Babbo. E si riprende la partita con il Ferrara che cercherà in questi ultimi frangenti di partita di tenere il risultato nei limiti decima rete anche per Giada Babbo. È una sfida a distanza tra Sara Hilber e Giada Babbo, entrambe con 10 gol al loro attivo. E cosa soprattutto da rimarcare: il Bressanone ha trovato quella verve di gioco, quella velocità di azione che l'aveva contraddistinta lo scorso anno. Il passaggio di Saranovic per Ficola purtroppo non è andato a buon fine. Ne approfitta ancora la squadra ospite, che con Angelica Manfredini va a segno. Entrata anche Elisa Sozio sulla posizione di ala destra del Bressanone. Di Pietro, Saranovic, Babbo, bella l'intesa tra le due. Giorgia Di Pietro, senza guardare, nell'intento di servire Giada Babbo, consegna la palla nelle mani della difesa ospite. Panic. Il tiro di Sara Ottani finisce a lato. Nel tentativo di agguantare la palla, Elisa Sozio supera la linea dei 6 metri, palla dunque consegnata alle ospiti
anche l'allenatore Britos, visto il risultato a poco dalla fine, ne approfitta per dare qualche spazio di gioco anche alle sue, ai suoi rincalzi. Vediamo così in campo Costanza Pavanini con il numero 7 nella posizione centrale. L'incursione di Pavanini non dà esito, però quantomeno c'è un tiro dai 9 metri, anzi una rimessa laterale. Questa volta il rigore è sacrosanto per avere Fickhöhler. Sbarato la strada al pivot ospite dentro la linea dei 6 metri. I rigori sono per Katia Soletti, che si dimostra cecchino infallibile dalla linea dei 7 metri. Babo Saranovic, put di Pietro. Bellissima azione che mette Vicky Vicola nella situazione di segnare. E Giada Babo pone un ulteriore sigillo alla sua strepitosa partita. Ne approfitto per segnalarvi l'ingresso in porta di Gabriella Vitale al posto di Elisa Serrari. Nuova parata di Lukin. Lancio impreciso per le brissinesi. E c'è gloria anche per Elena Angelini. Ultimi 2 minuti di questa partita scoccati. Di Pietro fa tutto da solo, va al tiro, fallisce bersaglio, però gli arbitri concedono un rigore sotto le proteste della panchina ospite. Adesso c'è la grossa occasione per Elisa Sozio. Che infatti non la fallisce, inserendosi anch'essa nella lista delle marcatrici. Ultimo minuto con le ospiti in azione. Palla per Aurora Ianni con il numero 10. C'è fallo su Costanza Pavanini. Ianni che trova anch'essa la via della rete. Ultima azione di gioco. Ligia Put. Che sbaglia malamente il passaggio. Ed è ancora Elena Angelini a andare a segno e porre così il sigillo finale su questa partita, che finisce sul risultato di 36-25 per il Bressanone, che tutto sommato dopo inizio un po' contratto ha saputo prendere in mano la partita andando ripetutamente a segno e dimostrando che attualmente tra le due squadre c'è una differenza di classe
che appunto dalla posizione di classifica non si potrebbe ritenere. Bressanone dunque che avanza ancora nella classifica ponendosi a un solo punto dalla terza erice. Si proseguirà dunque con la partita del sabato prossimo a Mezzocorona, squadra che si congeda dal proprio pubblico, soddisfatto ovviamente per la prestazione odierna. Qui da Bressanone per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto, la visione e arrivederci alla prossima.